Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno in questa vigilia della solennità dell'Immacolata. Andare in giro puliti al giorno d'oggi è cosa che non occorre insegnare quasi più a nessuno, viene da sé. Puliti e vestiti decorosamente, anzi di solito pure elegantemente. Estetica personale e buon gusto trionfano, insomma. Un tempo sporcizia e volgarità andavano spesso a braccetto con ignoranza e miseria. Oggi non più. Oggi capita di trovare persone pulitissime, eleganti, perfino istruite e colte, ma nello stesso tempo arroganti, sguaiate e rozze. È il risultato di un progresso che è stato un po' troppo parziale, di un'emancipazione che ha riguardato solo la superficie, la scorza. Pulizia, decoro, estetica, è ora di cominciare a coltivarli a partire dall'intimo. L'unica bellezza affidabile non è di facciata e non ha bisogno di interventi di chirurgia estetica. È una bellezza che abita volti puliti, perché accesi da uno sguardo limpido e buono. È una provocazione quella che sto lanciando, a ridestare la nostalgia per questa bellezza e la speranza che è possibile realizzarla perché Dio stesso ne ha già posto il fondamento. È Maria quel fondamento, l'Immacolata. Noi da soli possiamo aspirare a certi ideali, averne una costante nostalgia, ma realizzarli, costruirli, no, non è il nostro potere. È come se ci mancasse il fondamento. E allora Dio ce l'ha fornito, Maria. Tota pulcra es Maria, si cantava una volta in questa occasione. Tutta bella sei, Maria. Tu sei il fondamento, l'inizio di quella bellezza che ora possiamo costruire anche noi senza passare per ingenui. E con la tua storia ci dai i criteri, le direttive per realizzarla. Ci insegni un modo di vivere aperto, capace di accorgersi, di vedere, di fare attenzione all'altro. L'altro che può essere una persona, ma può essere Dio, Dio stesso. Si è fidata di Dio, Maria, nel senso più vero e più radicale che ci sia, e ha accolto la parola eterna con tanta decisione da trasformarla in carne e darle un volto, Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo, come dice la Bibbia. Fidarsi di Dio e accogliere realisticamente e con amore la sua parola sono ancora criteri validi anche al giorno d'oggi, per realizzare quella storia di bellezza che Dio vuole per ciascuno di noi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.